Il Vasto Girardi non riesce più a vincere, i tre punti mancano dalla sesta giornata quando al Ditella arrivarono i romani del Trastevere. Da allora quattro pareggi e la sconfitta contro la Vastese. A dirigere il fischietto Chieppa della sezione di Biella, gli altomolisani partono bene al Ditella. Da una trama di Gallo sulla sinistra a Fiori, alle spalle di Lorusso non riesce ad inquadrare la porta di Palombo. Attacco di casa sempre protagonista rispetto agli avversari, Ruggeri di testa attorno al 21esimo d'azione d'angolo, ma Palombo si immola in controtempo e salva i matesini dalla capitolazione. Palombo si erge di nuovo a salvatore della patria, un giro di lancette più tardi su Lorusso lanciato in porta. Nella ripresa il tecnico ex agnonese Corrado Urbano getta nella mischia Sacco al posto di Carnevale. Il nuovo entrato mette in ansia la retroguardia giallo-blu, ma il risultato di partenza non si schioda. La partita torna nelle mani dell'11 di mister Tommaso Coletti, ma sono evidenti le lacune. In fase offensiva Lorusso le prova in tutte le maniere a gonfiare la rete, ma i risultati sono imprecisi. Sale la tensione in campo tra i giocatori, ma al termine dei 90 minuti non succederà più nulla. Finisce 0-0 tra il rammarico del pubblico di casa. Il Vasto Girardi sale a quota 17 punti, ma non riesce di scavalcare proprio i matesini, un punto più avanti, e inserirsi in zona playoff. Domenica 27 per i molisani c'è la trasferta ad Avezzano, quinta forza del girone F, e galvanizzato dal pareggio colto in esterno a Pineto.